Tutto Food 2023, siamo allo stand Acetaia Giusti con Claudio Giusti. Piacere, piacere. Quali novità state portando in fiera quest'anno? Allora, premesso che in uno stand di aceto balsamico tradizionale o di aceto balsamico di Modena, la novità non è la hit dello stand, perché diciamo che noi siamo qui soprattutto per diffondere una cultura secolare, millenaria come quella dell'aceto balsamico. Comunque sul mondo del discorso dell'agrodolce, noi quest'anno abbiamo realizzato 5 nuovi agrodolci che si vanno ad aggiungere alla gamma dei nostri aceti balsamici di Modena, di diversi invecchiamenti, di diverse qualità. E abbiamo lavorato in particolare a partire dalla mela, quindi con succo di mela e aceto di mela messi insieme a creare un agrodolce molto delicato, molto fruttato. La stessa cosa abbiamo fatto col melograno, quindi succo di melograno, in questo caso aceto di vino, non di melograno, e questi sono i due prodotti, diciamo, che parlano all'healthy, no? Al discorso della salute, del benessere, che sono prodotti con cui si può fare una bevanda frizzante, gasata, vengono messi su formaggi, o poi sono gli chef che si... Molto poliedrici, cioè sia dalla mixology alla cucina. Il mondo del balsamico è un mondo che, lavorando sull'agrodolce, davvero tocca sempre molte cose diverse. Due che sono al fico e al lampone, quindi lavorando più sul mondo del dolce, di un frutto di particolare dolcezza, e lo zenzero, che in questo momento non c'è, c'è uno doppio ma fa lo stesso, e lo zenzero, che è quello un pochino più diverso, se vuoi, un po' differente, che anche lui va molto bene come bevanda perché è dissetante, aggiunto all'acqua. E poi sì, l'utilizzo lo vedo su un carpaccio, lo vedo su un sushi, su un pesce crudo ad esempio. Invece, parlando un po' dell'azienda, dicevamo, ovviamente il core business è l'aceto balsamico di Modena, principalmente quello che ha la certificazione IGP, e l'aceto balsamico tradizionale di Modena, che è il DOP. La Giusta è un'azienda che può vantare una grande fortuna, quella di esistere dal 1605, quindi sono 400 anni di storia. Tra l'altro, fra pochi giorni ricorre un nostro anniversario che noi abbiamo un pochino creato per fare un gioco divertente, cioè noi chiamiamo Giusti Day il 16 maggio, che si scrive 1605, quindi quello 05 è il mese di maggio, e creiamo una celebrazione internazionale in cui gli chef dalla Nuova Zelanda, all'Australia, Hong Kong, Cina, Giappone, Tokyo, Corea, e poi dopo venendo in qua in Europa e poi fino al Portogallo, dopo in America, letteralmente Vancouver, Seattle, tanti chef con cui collaboriamo creano un piatto dedicandolo all'aceto balsamico. È un mondo social, quindi chi si collega con noi quei giorni come Acetaia Giusti, specialmente su Instagram, vede questo numero esorbitante di invenzioni internazionali. Un'iniziativa che vuole sottolineare che il prodotto è internazionale, e quindi è un giro del mondo con l'aceto balsamico, è versatile perché si sposa a tantissime cucine, ed è antichissimo, perché il 1605 vogliamo ricordare che siamo lì dal 1605. Aceto Giusti è un produttore, ma è anche un'esperienza. Offrite delle esperienze a chi vi viene a trovare, corretto? Esattamente, noi abbiamo aperto l'acetaia alle visite ormai da tantissimi anni, e quindi siamo arrivati a riuscire a tenere aperta la nostra struttura 7 giorni su 7. Offriamo ogni giorno tour di un'oretta molto piacevoli, la gente viene effettivamente da tutto il mondo per farlo, e perché l'aceto balsamico deve essere un'esperienza, un mondo, una cosa da scoprire, per cui abbiamo pure creato un museo, perché abbiamo tutti questi secoli di storia dove sono state raccolte memorabilia, come per esempio i diplomi e le medaglie della nostra partecipazione ad esempio alla quella che veniva chiamata l'Exposition Universelle di Parigi del 1889, quando fece la Tour Eiffel. C'era un nostro avo là che portò una botte a Parigi e viene premiato con una medaglia per prodotto straordinario. Quindi questo racconto in questo museo, ancora più bello la visita alle acetaie antiche, considera che abbiamo botti del 1700, del 1800, e quindi questo patrimonio è bello poterlo visitare, sono ancora attive. Poi l'assaggio gratuito di tutti i nostri, sostegno gratuito, perché davvero io ci tengo che vengano più persone possibili, perché è il modo migliore per fare capire questo prodotto e invogliarne proprio al consumo, all'apprezzamento, l'assaggio in purezza di tutte le nostre qualità di vari aceti balsamici.
poiché questa cosa è molto bella e funziona molto, l'abbiamo voluta replicare nei centri di città. E qui siamo a Milano, proprio davanti a PEC, abbiamo aperto una boutique, che anche questa è una zona esperienziale dove si assaggia, si conosce, si apprezza l'aceto balsamico di Modena, e l'aceto balsamico tradizionale di Modena è proprio davanti a PEC, in via Spadari, a due passi dal Duomo. Abbiamo fatto la stessa cosa a Bologna, vicino a Piazza Maggiore, e naturalmente a Modena in Piazza Grande, in modo che ci sia sempre la possibilità, offriamo qualche possibilità in più a tanti appassionati di poter incontrare questo splendido prodotto. Bene, ok, grazie. Dai, allora andiamo da Gianluca. Siamo con Gianluca Fusto, che insomma tutti conosciamo, abbiamo avuto la fortuna di incontrarci qualche tempo fa e quindi abbiamo deciso di fare un prodotto insieme, perché Gianluca non è che fa cose normali. Ma anche te non è che No, io faccio cose normalissime. Quindi tra persone diverse facciamo qualcosa di diverso. E insomma Gianluca ha pensato non di fare un cioccolatino con l'aceto balsamico, ma di andare... Vabbè, però lo devi raccontare tu, mica che lo racconto io. Allora, l'idea di progetto Alchimia è un progetto che nasce soprattutto sull'incontro con Claudio e l'invito in Città degli Giusti. No, io non ti ho invitato, sei venuto tu. Ma dai, non dire così, volevo essere un po' romantico. Non è che... Una persona maleducata. No, però adesso, a parte gli scherzi, conoscere Claudio mi ha portato in Città degli Giusti. In Città degli Giusti ho trovato veramente il mondo della cultura dell'aceto. Quasi per sbaglio ho aperto una botte e mi sono reso conto, forse glielo dico in maniera un po' giocosa ma vero, che la bellezza dell'aceto balsamico non risiede solo nella qualità e nelle persone, ma anche in quello che la famiglia dell'aceto, la famiglia Giusti, ha creato nel tempo, perché il tempo è l'essenza di questo prodotto. La botte è intrinseca di aromi, di profumi. La nostra idea era... Che sono poi questi qua, pezzi di botte centenaria che hanno un profumo fortissimo. Sentitelo anche voi, sente che si sente. Si sente, forte. Ma anch'io si vede anche il colore, ragazzi. Guarda che roba, è impregnato. Il legno è impregnato di oro nero, se lo possiamo chiamare così. Sì. E da lì l'idea era di fare, di creare un viaggio tra la matrice principale, che è il tempo dove viene creato l'aceto, e il cioccolato. Siamo andati in Madagascar, vicino a un fiume. Io non ero da nessuna parte. Okay. Madagascar, vicino a un fiume, San Birano, perché la città è in una zona territoriale che comunque è molto acquosa. Ma sì, poi Madagascar, Modena sono molto affini. Sono lì, sono pochi chilometri di distanza. Sì. Il cioccolato acido che si sposa all'acidità dell'aceto balsamico, rimane in botte quasi 4-5 mesi. Questo qui. Sentite il profumo? Ce lo mangiamo. Un cioccolato che ha tutte le note di testa della botte, è un'acidità divina. Viene poi sposata dopo la marinatura alla parte di banda rossa, che è questo qua, che io me lo mangio sulla mano e io invece, per non ciucciarlo tutti e due nello stesso cucchiaio, che fa brutto, però va bene, il prodotto è quello. L'aceto nostro più rappresentativo, no? Aromatico, che viene proprio da botti così. E quindi poi dopo Gianluca ha fatto questo miracolo, che è veramente una meraviglia, che è un cioccolatino a base di una ganache dove sprigiona tutte le acidità di testa e le aromaticità dell'aceto, ma della botte. Quindi questo andrebbe, ma no, questo te lo taglio con i denti e poi te lo mangi te. Ma tu lo conosci? Per la prima volta al mondo c'è un cioccolatino dove le note principali sono le note di testa della botte. Tu lo conosci? Buono? Molto buono. Dai, grazie. No, buono in maniera clamorosa. No, grazie Gianluca, perché insomma incontrare una persona che lavora sul cioccolato, io veramente quando nel suo negozio, laboratorio, mi ha fatto sentire un suo cioccolatino fatto per altri, non so se era per bottura, lime o cosa, quando l'ho mangiato ho detto questo è il cioccolatino più buono che abbia mai mangiato in vita mia, sincero, veramente, complimenti. L'idea qual è? Alchimia, perché è un'alchimia che nasce dal museo, dalle botti dentro il museo e da 200 anni di storia della famiglia Giusti. 400, ma va bene, sempre quello. Scusate, ho dimenticato qualcosa. Dai. Comunque, andate a comprarlo. Dai. Se lo trovate, perché non c'è mai.